Dios hermanos y hermanas, buona notte. Cari fratelli e sorelle, buonanotte. Me da alegría verlos. È una gioia vedervi. Grazie per aver viaggiato, per aver camminato. Grazie per essere qui. Penso che anche la Vergine Maria ha dovuto viaggiare per raggiungere Elisabetta. Si alzò e andò in fretta. Uno si chiede perché Maria si alza e va in fretta a trovare sua cugina. Certo, ha appena saputo che sua cugina è incinta, ma anche lei lo è. Perché allora andare lì se nessuno gliel'ha chiesto? Maria compie un gesto non richiesto, non obbligatorio. Maria va perché ama, e chi ama vola, corre lietamente. È questo il senso dell'amore. La gioia di Maria è duplice. Riceve l'annuncio dell'angelo dal Redentore e anche la notizia che sua cugina è incinta. Quindi, invece di pensare a questo, pensa all'altra. Perché? Perché la gioia è missionaria. La gioia non è per noi stessi, è per portare agli altri. E io vi chiedo, voi che siete qui, che siete venuti a incontrarvi, a cercare messaggi scritti, a cercare un senso della vita, questo lo otterrete per voi o lo porterete agli altri? Che cosa pensate? Non sento. È per portarlo agli altri. Perché la gioia è missionaria. Quindi io devo portare questa gioia agli altri. Ma questa gioia che abbiamo, anche gli altri sono pronti a riceverla. Dobbiamo portare tutto quello che abbiamo ricevuto. Quello che abbiamo ricevuto, tutto questo è stato preparato nel nostro cuore per la gioia. Tutti. Se ci guardiamo indietro, vediamo le persone che sono stati raggi di luce nella nostra vita. Genitori, nonni, amici, sacerdoti, religiose, catechisti, animatori, insegnanti. Loro sono le radici della nostra gioia. Allora facciamo un momento di silenzio, ognuno pensi alle persone che ci hanno dato qualcosa nella vita, che sono come le radici della nostra gioia. Li avete trovati? Avete visto dei volti? Avete visto delle storie? Questa gioia che è venuta da queste radici è quella che dobbiamo dare agli altri, perché noi abbiamo radici di gioia. E anche noi possiamo essere per altri radici di gioia. Non si tratta di vivere una gioia passeggera, una gioia del momento, ma di portare una gioia che crea radici. E mi chiedo, come possiamo diventare radici di gioia? La gioia non è in una biblioteca chiusa, anche se occorre studiare. La gioia è da un'altra parte, non è chiusa a chiave da qualche parte. La gioia occorre cercarla, occorre scoprirla. Occorre scoprirla nel nostro dialogo con gli altri, dove dobbiamo dare queste radici della gioia che noi abbiamo ricevuto. E questo qualche volta stanca. Vi faccio un'altra domanda. Vi siete stancati qualche volta? Sì? Non sento. Vi siete stancati qualche volta? Allora, pensa cosa succede quando sei stanco. Non hai voglia di fare niente. Uno butta la spugna perché non ha voglia di andare avanti. Uno si abbandona, allora uno si lascia andare, smette di camminare e cade.
Credete che una persona che cade nella vita, che ha un fallimento, che anche fa errori pesanti, gravi, è finita quella persona? No. Non vi sento. No. No. Che cosa ha che fare? Che cosa deve fare? Non vi sento. Levantarsi. Alzarsi. È una cosa molto bella che vorrei che ve la portaste come ricordo. Gli alpini, a cui piace salire sulle montagne, hanno un detto, un canto molto bello che dice: nell'arte di salire, quello che importa non è non cadere, ma non rimanere per terra. Cosa lì? El que permanece caído, quello che rimane per terra, se jubiló de la vida ya. Si è pensionato dalla vita, cerró la esperanza, è andato in pensione, ha chiuso con le illusioni, con tutto. Quando vediamo qualcuno, amico nostro, che è caduto, cosa dobbiamo fare? Levantarlo, forte. Aiutarlo ad alzarsi. Farlo alzare. Pensate quando qualcuno deve aiutare una persona ad alzarsi. Che gesto fa? Lo mira di arriva. Lo guarda dall'alto verso il basso. La unica opportunità, l'unico momento che è licito in cui è permesso guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi. Quante volte vediamo persone che ci guardano così dall'alto in basso, è triste. L'unico modo in cui è permesso, l'unica situazione in cui è permesso guardare una persona dall'alto in basso è, ditelo voi, per aiutarla ad alzarsi. Questo è un po' il cammino, la costanza nel camminare. E nella vita, per ottenere la cosa occorre allenarsi nel cammino. Qualche volta non abbiamo voglia di camminare, non abbiamo voglia di fare sforzi, copiamo negli esami perché non abbiamo voglia di studiare e non arriviamo ai buoni risultati. Non so se a qualcuno di voi piace il calcio, a me piace. Dietro un gol, cosa c'è? Moltissimo allenamento. Dietro un successo, cosa c'è? Moltissimo allenamento. Nella vita non sempre si può fare quello che si vuole, ma la vocazione che io ho dentro, ognuno ha la sua vocazione, ci porta a questo. Camminare, e se cado, alzarmi o che qualcuno mi aiuti ad alzarmi, non rimanere per terra e allenarmi. Allenarmi a camminare. E tutto questo è possibile non perché facciamo dei corsi sul cammino, non esistono corsi che ci insegnano a camminare nella vita. Questo si impara dai genitori, dai nonni, dagli amici, portandoci l'un l'altro per mano. Nella vita si impara e questo è l'allenamento nel cammino. Quindi vi lascio con questa idea. Camminare e se uno cade, alzarsi. Camminare con una meta. Allenarsi tutti i giorni nella vita. Nella vita niente è gratis. Tutto si paga. C'è solo una cosa gratis. È l'amore di Gesù. E con questo gratis che abbiamo, questo amore di Gesù, e con la voglia di camminare, camminiamo nella speranza, guardiamo le nostre radici e andiamo avanti, senza paura. Non abbiate paura. Grazie. Grazie. Ciao.
Signore, come stiamo? Estas palabras. Bene, com'è bello per noi essere qui. Queste parole dette dall'Apostolo Pietro a Gesù sul Monte delle Trasfigurazioni. E vogliamo farle nostre dopo queste giornate così intense. È bello quanto abbiamo sperimentato con Gesù, ciò che abbiamo vissuto insieme. Ed è bello come abbiamo pregato con tanta gioia nel cuore. E dopo queste giornate ci chiediamo cosa portiamo con noi tornando nella vita quotidiana. Vorrei rispondere a questa domanda con tre verbi. In base al Vangelo che abbiamo sentito, cosa ci portiamo? Brillare, ascoltare e non avere paura. Che cosa ci portiamo? Rispondo con queste tre parole. Brillare, ascoltare e non avere paura. La prima, brillare. Gesù si trasfigura e dice il Vangelo, il suo volto brillò come il sole. Da poco aveva annunciato la sua passione e la sua morte in croce, frantumando così l'immagine di un Messia potente, mondano, e deludendo le attese dei discepoli. Ora, proprio per aiutarli ad accogliere il progetto d'amore di Dio su ognuno di noi, Gesù prende tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, li conduce sul monte e si trasfigura. Il suo volto diventa splendente e questo lo prepara alla notte della passione. Cari giovani, anche noi oggi abbiamo bisogno di una luce, uno squarcio di luce che sia speranza per affrontare tante oscurità che ci aspettano nella vita, tante sconfitte quotidiane, per affrontarle con la luce della risurrezione di Gesù, perché Lui è la luce che non si spegne, è la luce che brilla anche di notte. Il nostro Dio ha illuminato, ha fatto brillare i nostri occhi, dice il sacerdote Esdra. Cristo illumina il nostro sguardo, illumina la nostra mente, illumina la nostra anima. Sempre possiamo andare avanti con la luce del Signore. Ma vorrei dirvi quando nos ponemos debajo de los reflectores. Che non possiamo essere luminosi se non è mettendoci sotto i riflettori, no, è da... Noi diventiamo luminosi quando non diventiamo luminosi quando mostriamo un'immagine perfetta di qualcuno che produce molto bene, fa tanto profitto. No, possiamo essere forti e vincenti, ma non luminosi. Noi diventiamo luminosi quando accogliendo Gesù impariamo ad amare come Lui. Amare come Gesù, questo ci rende luminosi. Questo ci porta ad essere un'opera d'amore. Non vi ingannate. Tu sarai luce il giorno che farai le opere d'amore. Ma per fare questo, se diventiamo egoisti, lì la luce si spegne invece. Il secondo verbo è ascoltare. Sul monte una nube luminosa ha coperto i discepoli. Cosa dice questa nube che avvolge il Padre? Ascoltatelo. Questo è il mio figlio amato, ascoltatelo. Ed è tutto qui. Tutto quello che c'è da fare nella vita sta in questa parola. Escuchenlo. Ascoltatelo. Ascoltare Gesù. Tutto il segreto sta lì.
Tutto il segreto è in questo, ascoltare quello che Gesù ti dice. Non so cosa mi dice, prendete il Vangelo e leggete quello che dice Gesù e quello che dice nel tuo cuore, perché Lui ha parole di vita eterna per noi e rivela che Dio è Padre. Él nos enseña el camino del amor. È Padre amore e ci insegna la via dell'amore. Ascoltare Gesù. Perché anche noi con tutta la nostra buona volontà possiamo intraprendere i cammini che sembrano di amore, ma in fin dei conti sono egoismo mascherato da amore. State attenti alle forme di egoismi mascherati da amore. Ascoltatelo, perché Lui ti dirà qual è il cammino dell'amore. Ascoltarlo. Quindi brillare, la prima parola, essere luminosi, la seconda ascoltare per seguire il cammino, e la terza parola, non avere paura, non temere, non temete. Una parola che nella Bibbia si ripete spesso, non temete, non abbiate paura. Queste sono le ultime parole che nella trasfigurazione Gesù pronuncia ai discepoli. Non temete. Voi giovani che avete vissuto questa gloria che è un po' l'incontro tra di noi, voi che coltivate sogni grandi, ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati, voi che a volte pensate di non farcela, di non essere capaci, un po' di pessimismo si mescola, voi giovani tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso. A voi giovani che volete cambiare il mondo, e va bene che vogliate cambiare il mondo, voi che volete cambiare il mondo e volete lottare per la giustizia e per la pace, a voi giovani che ci mettete impegno e fantasia, ma vi sembra che non sia sufficiente, a voi giovani di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno, come la terra ha bisogno della pioggia, a voi giovani che siete il presente e il futuro, sì, proprio a voi giovani Gesù dice non temete, non abbiate paura. Adesso in un momento di silenzio ognuno ripete a se stesso nel proprio cuore questa parola, non abbiate paura. Cari giovani, vorrei guardare ognuno di voi negli occhi e dirvi, non temete, non abbiate paura, ma vi dico una cosa ancora più bella, non sono io, è Gesù stesso che vi guarda in questo momento. Lui vi sta guardando, Lui vi conosce, conosce il cuore di ognuno di voi, conosce la vita di ognuno di voi, conosce le gioie, conosce le tristezze, i successi e i fallimenti, conosce il cuore di ognuno di voi. E Lui oggi vi dice, qui, a Lisbona, in questa giornata mondiale della gioventù, non abbiate paura, non temete, abbiate coraggio, non abbiate paura.